Allora, stiamo andando a fare un giretto, non mi ricordo dove. Dove? In centro. In centro. Stiamo andando in centro a Munich. Munich. E stiamo andando a vedere le cose belle. C'è un fitness Spreefreundschaft là. Bello. Siamo sotto tipo un sottopassaggio, ma giga enorme, larghissimo. Ma che cazzo? Comunque sono troppo incasinate le strade qua a Monaco. Ma cos'è la stazione di Milano questa? Siamo a Milano. Tra l'altro 50 all'ora qua su una cazzo di superstrada, cosa vuol dire? Stiamo passando vicino a... ovviamente il navigatore deve parlare perché sennò... Stiamo passando vicino a sta roba brutta, che secondo me è brutta. Qua c'è un'altra roba che sembra Bergamo, ci sono i palazzi così a Bergamo, uguali. Uguali identici. E là ci sono due piselli. Due piselli con gli orologi. C'è Poi scritto... arriverai Ma alla perché ogni volta che destinazione inizio a sulla destra. filmare? Pielmeierstrasse, Bayerstrasse, Galleria Kaufhof. Non è una galleria Kaufhof. Alla fine siamo venuti a parcheggiare in un parcheggio sotterraneo perché non funzionavano tipo le macchinette, non si capiva un cazzo e quindi abbiamo parcheggiato qua. Per qualche motivo c'è addirittura un coso per smontare le auto, un ripara auto, non mi viene il nome. Meccanico. Ma che bella, la natura! Ma che bello, Sonnenstrasse, qualunque cosa significhi. Cos'è? Com'è che si dice? Obleder? È tipo il Tois Tarocco? Obletter, ah, Obletter. Ci sono i leghi però. Ah, sì, il tipico palazzo storico col McDonald's al nesso. Sì, come piace a me. Giusto per tentativo, ho voluto provare ad andare qua dentro, ma niente, ovviamente niente di gluten free. C'è solo in Austria e in Italia la roba gluten free, nel resto del mondo se ne sbattono. Vedete questi foglietti qua? E queste tizie qua? È tipo una manifestazione Novax a quanto pare. Che bello! Allora, c'è sta viola gigante, stiamo andando tipo al municipio o qualcosa di simile. E non so se si vede dal filmato, ma ogni cazzo di palazzo ha tipo una rete protettiva, penso antipiccione a sto punto. È un po' strana la cosa. Sto posto si chiama Maroni, ma non mi pare di vedere. Ah no, sì, fanno le castagne, fanno effettivamente i maroni. Figo. Siamo davanti a sta cosa. Ci sono robe in latino. San Michele, anche quello irretito. Bella alta sta roba, eh. Ma perché c'è Max Krug qua e vendono cose tipo robe in legno, orologi a cucù, cose varie, quelle mega broccone lì per la birra. C'è una donna cinghiale con le birre in mano, figo. Ma che belli, ci sono gli schiaccianoci, voglio anch'io gli schiaccianoci. Bitte nicht berühren, credo sia non toccare. Boh. Non ne ho la mia idea, nel dubbio io non tocco. Ma questo qua è inquietantissimo. Quello è Super Mario, tipo. Figo. Ho paura di buttar giù tutto, ci passo poco. Questi potrebbero piacere a mia mamma, ma dubito che siano a un prezzo... No, 35 euro. Fattibile. Un po' esagerata questa collezione di robe però. Figo. Quasi quasi. Questi qua. Oh, Neuschwanstein. Dobbiamo andarci. Cioè, sti cosi qua sono... Immagino costino l'ira di Dio a sto punto. Io ste cagate qua le comprerei, ma costano 40 euro per un micro coso. Forse un po' più grande, magari. Allora, sono appena uscito dal coso lì dei cucù. Qua c'è la stessa identica roba. Herman Souvenir. È uguale, è uguale identico. Ci sono i cucù, ci sono le cose. È uguale. Ma c'è il cinghialone col pisellone, ma cinghialin... Ma minchia, è grandezza naturale. Figo. C'è un tonno, credo. Comunque mi ha detto che questo è il museo della caccia e della pesca. E niente, vai dentro e poi ci sono i leoni in giro, gli devi sparare altrimenti ti uccidono. Ah no, no, questo è un pesce gatto, cazzo.
È un pesce gattone mega enorme. Allora, siamo qua alla chiesa delle tizie, delle frau chiesa, insomma. È tipo questi due capezzoloni giganti con degli orologi che dicono la stessa identica ora per qualche motivo, quindi non so esattamente l'utilità di averne due. Almeno credo che dicono, sì, dicono la stessa identica ora. Perché? Cos'è, se ne rompe uno, l'altro funziona? Cosa vuol dire? Sì. Allora, qua c'è tipo la mini città storica, tra l'altro in braille anche, così uno che già palpa sa anche il nome di quello che palpa. C'è anche scritto su ogni cosa il braille. Carino, interessante. E noi siamo lì, tipo, perché c'è quella ed è lì. Qua immagino ci sia un parco, a meno che non siano delle cose a caso. E qua c'è Munken, Zoom, robe varie che non so leggere. Mi sa che leggo meglio il braille del tedesco io a sto punto. E c'è sto vento di merda. Adesso provo forse a far volare il drone. Allora, partiamo a registrare. Andiamo in over. Prendono pochi satelliti, purtroppo. Quindi devo stare un po' attento. Allora. Oh, sta andando su. Mi stavo spostando un po' perché non mi fa. Ah, no. Serio? Se non prendono i satelliti non mi fa andare oltre questa altitudine. Cazzo. Niente, c'è la chiesona che mi blocca il segnale. Che merda. Vabbè, niente, non posso andare oltre questa altezza. Che merda. Torniamo giù. Devo trovare un altro spot e poi arrivare qua, perché qua mi prende male il cazzo di coso. Buongiornissimo, siamo qua nella piazza delle tette e c'è il nostro amicone. Iscrivetevi al suo canale YouTube. E niente, così faccio questo 360 no scope. Non so neanche quanto si sente per sto vento del cazzo. Allora, stiamo entrando in chiesa. Questa sembra decisamente tenuta meglio di quella a Bruxelles. Non ci sono affreschi sul soffitto. Questa è l'impronta del diavolo. L'impronta del diavolo, cioè? Ah, questa è l'impronta del diavolo. Il diavolo, vediamo se il diavolo ha il mio stesso. Ha la mia stessa impronta il diavolo. Comunque non ci sono affreschi sul soffitto, però almeno è tenuto bene. Che è quella roba? Allora, io ho veramente poche nozioni di storia, ma quel simbolo lì me lo ricordo, il piccione con le due teste. Non so chi sia, però ho un vago ricordo. E questo tizio col colletto spastico e la spada piccola. Non so chi sia anche lui. Lodovico? O va? Boh, non lo so. Vedete, qua avevano paura che la Maria la Maddalena, insomma, con Gesù morto scappasse, quindi l'hanno rinchiusa dietro queste spranghe di ferro, così da non fare vedere bene neanche la gente. Qua invece hanno detto, no, questo qua magari la gente vuol vederlo, e hanno messo il vetro. Sono appena passato sopra sta griglia, e c'è tipo l'aria calda che arriva su. È il riscaldamento della chiesa questo. È inquietante, non me l'aspettavo. Qua c'è l'altarino dove penso facciano le cose, ci sono dei tizi appesi ai muri e lì c'è un rosone, come cazzo si chiama quei cosi lì di vetro? Una vetrata, boh. C'era un nome specifico, comunque vabbè. Oddio, non avevo visto il mega Gesù volante. Mi ha fatto paura, cazzo. Ho visto sto paletto qua. È una telecamera in 4K, probabilmente per filmare la messa quando non si poteva fare durante il lockdown o che cazzo ne so. Comunque, cambiare le lampadine qua deve essere un parto, e in più là c'è l'organo gigante, che non so da dove si salga, ma magari devi saltare alto. E c'è un Spider-Man. Esatto, Spider-Man si arrampica, boh, magari lancia giù una corda. Stiamo per entrare nel municipio. Ah, ma è qua il coso, quello che suona e fa tutte le cosine? Era qua? Sì. Pensavo fosse in un'altra città. Mezzogiorno quando è? È già passato mezzogiorno, bastardi! Però fra 2 minuti è l'1, magari suona ancora? No, non credo. Non credo che faccia le
Che stronzi. Bello. Ma quindi questo è il municipio? Sì. Ah, non pensavo. Ok. Bello, bello, bello. Allora, fra poco dovrebbe scoccare l'una. Magari si muove? Chi lo sa? Eccolo. Deng. No, niente, stanno fermi. Maledetti. Ma perché sono a mezzogiorno? Ma fateli muovere tutto il tempo. Cosa ve ne frega? Cos'è? Risparmio sulle batterie? Qua c'è un pisello di Errichtet Erneort. Non so cosa ci sia scritto. È mezzo tedesco, mezzo latino. Però ci sono le piantine. Quindi bello, belle le piantine. E boh, c'è un tizio dorato in cima. Benedetto XVI? 2006, cos'è? La tomba di Benedetto XVI? Cos'è? Ah, qua c'è la Fischbrunnen Figuren Chapelle in der Kühlen. C'è un pescione, un pesce palla con gli occhi sporgenti. Cosa sta succedendo qua? Però l'acqua è bella pulita. Tra l'altro questa telecamera è subacquea, volendo potrei immergermi, ma mi sa che mi prendo il colera. Da quel che mi dice la mia bravissima guida, quello è il vecchio municipio e questo è il nuovo. E tu, voi direte, ma scusa, ma questo sembra molto più vecchio di quello. E boh, non lo so. C'è una mini fontanella, che non so cosa voglia dire, non c'è scritto niente su questa, è solo una mini fontanella. Boh. A me quel coso lì fa paurissima comunque. E questo è il kebabbaro. Sarebbe che io quasi quasi mi prendo un piatto kebab e rischio il cagotto perché c'ho voglia, ho fame. Qua c'è qualcosa, c'è scritto museo in un font stranissimo e c'è questa cosa che gira. Non so se gira per via del vento o se gira per via di un meccanismo, ma c'è lo spizzo al museo. Ah, il museo. Ah, il museo di giocattoli, ecco perché è tutto giocattoloso sto coso. E penso che, a parte i piccioni, vedo delle campane, quindi magari ogni tot suona. Boh. Allora, qua c'è la tizia con la tetta più consumata del mondo. Boh, porterà bene? Tocchiamo anche noi la tetta? Non ci arrivo, non ci voglio salire su sto coso, soffro di vertigini. Qualcuno le ha pitturato le dita dei piedi e le ha messo i fiori e le cagate. Allora, siamo tipo in piazza mercato o quel che è, e c'è una bisteccheria da sport, non capisco. Cos'è? Perché? Cosa vuol dire? Poi qua c'è il Super Splendermeier, che è una salumeria a questo punto, credo. Sì, sì. Qua c'è una vecchia che caga, non lo so, un'altra fontanella, immagino sia bevibile sta acqua. Però visto che c'è la vecchia sopra che ci caga dentro. Questa è tipo una pollameria, vendono pollame. Vendono pollame. Qua ci sono i cordon bleu. Ah, ci sono i wurstellini, anche questa roba regionale. Feger, Fagenfragestan, piccioni. Comunque, come spiegarvi? Questa zona è tipo un tripudio di odori, li sento anche con la mascherina e nonostante il vento fortissimo, tripudio di odori di cibo e anche buoni tra l'altro, e fontanelle di tizi con la chitarra. Guardate che belli, la natura, i piccioni che mangiano le patatine come in natura. No, non se ne sbattono il cazzo di volare questi, stanno mangiando. E qua c'è una pesceria. Sì. Spiedini di gambero ci starebbero però, eh? Cioè, qua vendono vini così. Vini in mezzo agli aspargi e alla frutta. Ma cos'è quella bottiglia lì? Cosa significa? È più grande di me? E qua cosa c'è? Ah, vedi, qua ci sono le ostriche, Osterreich. Ah, questo qua è un altro tipo che vende salumi. Non sembra neanche male. Starebbe però. Mi hanno appena dato questo calendario, uno per te e uno per me. Sì. Non lo so. Qua c'è un'altra, l'ennesima vecchia con le chiavi, però stavolta. Allora, roba religiosa. E Ida Schumacher, la mamma di Michael Schumacher, quello che guida su Formula 1. C'è tipo un Exotenmüller, che immagino sia roba esotica a sto punto. C'è una banana su una scimmiettina su una mega banana.
E infatti ci sono tipo i dragon fruit, gli avocado, le robe varie, il passion fruit, il carambola, l'ananas, le mele del Sud Tirol, la papaya gigante, capito, che robe carine. Cazzo è questo? Cappuccino Mandela? Cos'è? Sono caramelle. Allora, qua vendono robe varie, tipo sott'aceto, così, già pronte. Ma non capisco cos'è quella roba appesa, sinceramente. Cioè, quelli sono peperoncini, aglio, ma quelle robe lì non so cosa sono. Buono l'odore. Questa è la roba ortofrutticola che è più completa che abbia mai visto. C'è di tutto, dal bok choy al che cazzo ne so. Cos'è questo? La zucchina gialla. Sì. Figo. Avranno anche le carote viola, allora? Da qualche parte? Probabile. Figo. Hanno il radicchio tardivo di Treviso. Radicchio tardivo, costa 2,50 euro a letto. Minchia. C'è anche trevisano, radicchio normale, cicoria. Che figata. Questo è il primo mercato in cui non c'è una puzza nauseabonda. È buonissimo tutto ovunque. Qua è spezie, tutto è speziatissimo, buono, cazzo. Si sente tanto anche il cumino nonostante la maschera. L'immancabile Starbucks, a cui non andrò perché mi rifiuto di pagare l'acqua sporca così tanto. Qua vendono la roba italica. De Cecco, la Rummo. Ah, c'è anche gluten free. Incredibile. Questo è incredibile. È la prima volta che vedo roba senza glutine in giro. Ci sono i pizzoccheri della Valtellina. Quelli è una vita che non li mangio. Figo. Cioè, letteralmente tutta sta parte qua è solo macellerie. C'è la macelleria di Selvaggina, la macelleria di sto cazzo, la macelleria di questo, della Dry Age con Black Angus, cose varie. C'è il Wagyu anche. Questa è un'altra macelleria con le costine appese per qualche motivo. Qua ci sono altre robe macellose. Ma cosa? Altre macellerie, ci sono i würstel impancettati, quella roba lì che non so cosa cazzo sia, mi inquieta. I salamini non sembrano male, tra l'altro. E l'odore è buonissimo, è quello il bello, è proprio buono l'odore. Ci sono le costine affumicate e dry aged, ma che cazzo. Madonna. Ah, è finita la macelleria per fortuna. O è ancora macelleria anche questa? No, basta. Siamo davanti a una trattoria pizzeria La Valle. Dubito di poter mangiare una cosa qualunque, neanche l'acqua. Questa secondo me è la via ristorante, perché c'è galleria ristorante. Ristoranti ovunque, siamo circondati. Ma siamo davanti all'Hard Rock Café, quasi quasi entro, prendo la maglietta e poi non posso mangiare un cazzo, che bello. Comunque lì c'è l'Orlando House e l'Off Brau House. Stanno suonando dal vivo, ci sono gli omini che suonano. Non so quanto mi si sentirà in mezzo al casino, però abbiamo ordinato una limonata e è letteralmente gazzosa, è gazzosa. Allora, ci è appena arrivata, questa è la pork knuckle, ovvero il ginocchio di porco, con una patata tonda. E lui, tu cos'è? Una cotoletta. Una cotoletta, la milanese tedesca, con le patate. Speriamo sia buono. Ovviamente niente salsa, perché nella salsa c'è il glutine. Minchia, è bella croccante. Allora, tentiamo di vivisezionare sta roba. Io la pelle croccante la lascio per ultima, perché è la parte migliore. Non si sente niente con sta musica. Secchina, sarà che manca la salsa, però è un po' secchina. Allora, ma non è una patata, no, è un potito dumpling. È un potito dumpling, ah, è morbidina. Non sa di niente, sembra gli gnocchi senza condimento. Comunque è molto salato sto coso, veramente tanto salato.
Ho mangiato di meglio. Ok, finalmente hanno finito di suonare e non devo urlare. Comunque è secchino, tanto tanto salato, e questi sono anche loro un po' secchini e tanto tanto poco saporiti. Si bilanciano, però ci, effettivamente ci vuole una salsa sopra. Allora, visto che finalmente c'è un attimo di silenzio e io sono già praticamente pieno, vi faccio sentire il crunch se si sente. È molto crunchosa, veramente tanto. Secondo me leggermente bruciacchiata, però. Ma avevano finito di suonare un secondo fa. Comunque basta, sono pieno, non ce la faccio più, fine. Questa l'ho fatta io con la carta, è una rosellina, vedete che bella? Se vi interessa posso farvi il tutorial su come farlo, così per San Valentino lo regalate alla vostra tipa, al vostro tipo, al vostro cane. Io non lo regalo a nessuno perché nessuno mi vuole. Siamo usciti dalla Off Brown Owsley, come cazzo si chiama? Sto morendo e mi è rimasto pesantissimo quel cazzo di stinco, cioè ginocchio, mamma mia. Sto posto ha le sedie pelosine, si chiama Goldig, non so cosa vendano, già un bar, birreria, Bunzeco, bella ledera secca, ma perché l'hanno tagliata? Guarda che pirla. Ah, siamo davanti a Azuki, contemporaneo asiatico cibo. Bar room e restaurant addirittura, c'è proprio... Allora, lì mi dice la mia fida guida che c'era la residenza dei sovrani e quella è l'opera, con su un affresco di Giovanni da Vinci, che è il cugino di Leonardo da Vinci, e basta, boh, stiamo andando da qualche parte. Gente, vi ricordo che io ho il potere di alzare gli uccelli con l'imposizione delle mani. Ora vi farò vedere quanti uccelli riesco a far alzare in una volta sola. Guardate, 3, 2, 1... Le mani imponenti! Oh, ma aiuto! Allora, c'è quel quadro che mi triggera qua, eh. Cioè, ci sono i muri storti, non sono a bolla, sono leggermente incurvati. Mi triggerano sta cosa, come a Genova. Come a Genova che non c'è un muro dritto. La rabbia! Allora, come potete vedere, qua siamo a Venezia, perché c'è il leone di San Marco, vedete? Il leone di San Marco, e quindi questa è tipo Venezia. Little Venezia a Monaco, un particolare zona di Monaco in cui c'erano i Veneti. Ok, qua è sempre Piazza San Marco a Venezia. Quello è D'Artagnan, sì. Lì ci sono i leoni, là c'è Achille o Ercole, no, mi sa Achille. E qua c'è un palazzo giallo, bello, bello il palazzo giallo. Potrebbero tenerli un po' puliti sti leoni però, poverini. Sembra che stiano piangendo. Allora, stiamo per entrare nel parchetto, immagino. E vediamo se riesco a far decollare il drone qua. Se prendono i satelliti. Bello il parchetto, un po' morto, ma bello. Comunque sarà tipo passato un quarto d'ora da quando ho smesso di mangiare. E il cibo sta ancora andando su e giù. Pesantissimo. Come potete notare da questa cosa qua, questo è un monumento alla gente che non aveva il tetto sulla testa e denota il fatto che qua invece hanno il tetto sulla testa ma non hanno le pareti, quindi non possono comunque stare in casa. Fa riflettere un sacco. Bene, finalmente qua prendono i satelliti, infatti non ci sono palazzoni che rompono la minchia, e proviamo a decollare. Accensione. Zona accesso limitato. Mission facile, cioè, potrebbe interrompere l'esecuzione. Ok, va bene. Let's go! Qua si può andare a 100 metri di quota. Ma che bello! Ci sono le gru anche qua, che bellanza! Sono a 30 metri, 40 metri. Andiamo di girare anche un po', già che ci siamo. 50. Oh,
si vede la chiesona gialla. 70, 80, 87, 89, 90. Altezza massima raggiunta. Ok, andiamo a fare un giretto. Prima di tutto vediamo dove eravamo noi. Eccoci qua sotto. Yeah. Vediamo, zoomiamo un attimo se ci si vede. Eccoci qua. Yeah. Ok. Poi torniamo a fare un giretto in giro così. Vediamo un pochino la chiesona gialla dall'alto. Ma che bellanza, è proprio bella la chiesona gialla con piazza San Marco annessa, proprio bella, proprio proprio bella. Ma ci sono un po' di interferenze col segnale radio, ma vabbè. Poi vediamo dov'è che era. Ah, questo è il Palazzo Reale, quello dove siamo passati prima e non si poteva entrare. Boh, bisogna, c'era tipo un ingresso specifico. Forse raggiungi anche il municipio da qui. Sì, può essere. Non lo so. Dov'è che era il municipio? Dimmi un po' la zona. Sì, se vai più a sud lo vedi a un certo punto. Ok. Qua c'era la piazza così. Dov'è che abbiamo mangiato prima? Non mi ricordo già più. Dall'alto mi perdo. Oh, c'è una gru. Ah, che bella la gru. Mamma mia la gru. Che cazzo è quella roba lì? Un cantiere, un bellissimo cantiere. Che cazzo ho fatto? Sono uscito dal... sbagliato tasto. Allora, andiamo... ci sono le tette, eccole lì le tette. Devo andare quelle a vedere. Cioè, i capezzoloni, non le tette. Ma che bellanza! Giriamo un po' vicino alla gru. Facciamo un giro largo che non mi fido. Proprio bella questa chiesona, eh? Te hai mai visto una chiesona così bella? Peccato non poter andare più in alto di così, però. Allora, ci sono discrete interferenze col segnale, però. Bene o male. Regolare l'antenna. Non posso regolare l'antenna, ci sono mille palazzi in mezzo. Ai ai ai. Mi sa che a breve c'è il return to home. Eccolo. Maximum flight altitude reached. Okay. E adesso che succede? Adesso dovrebbe tornare in automatico, in teoria. Si spera. Eccolo. Ripreso. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Faccio così. Adesso dovrebbe esserci il ritorno automatico a casa. Ok. Che appena si avvicina un pochino dovrebbe riprendere il segnale e poi posso farlo. Cioè anche in automatico, ma io l'ho fatto partire in manuale. Faccio prima. Eccolo, è infatti adesso ripreso. Ok. Bene. Facciamo un altro giro da qualche altra parte qua in zona, perché purtroppo questi minchia di palazzi rompe discretamente il coc, come si dice in questi casi. Là in fondo c'è un palazzone. Che cazzo è quello del palazzone là in fondo alla via? Ah, quello lì sarà il Maximilian qualcosa. Qua c'è un palazzo bianco. Che cazzo è quel palazzo bianco? No, una casa normale. Qua sotto cosa che c'è? Che è sta roba? È l'opera. È l'opera, sì. Ok. Questa è l'opera. Poi... quindi noi siamo arrivati da qua, più o meno. Non sbaglio. Da più a sud, cioè da più a destra. Vabbè, nel dubbio. Qua c'è un'altra chiesettina piccola. Che cazzo è? Una micro chiesetta. Ma non è bellissima dall'alto, ti dirò. Ho visto di meglio. Non c'è molta roba interessante. Tutte casone. Cioè... Non ho visto un municipio, però. Dove cazzo è il municipio? E dovresti cercare l'aguglia quella... L'aguglia quella? Neogotica. Neogotica? Aguglia alta. Ma quanto è distante? È vicino... Vicino alla chiesona? Sì. Forse è questo, è questo.
Vedi questa guia qui? Ah, è quello? Sì. Prende un cazzo segnale, purtroppo. Posso provare a avvicinarmi, ma dubito. Dubito altamente. Aspetta, mi metto in modalità sport così almeno. Ma che range ha il segnale? Ma il range in cosa ottimale dovrebbe arrivare anche a 10 km. Il problema è che quando ci sono i palazzi in mezzo alla minchia, no, ti fa... rompe. Esatto. Rompe la minchia. Poi forse ci arrivo, però dubito altamente. Poi sì, sì, ho capito. No, ci arriviamo, dai. Ah, cazzo, proprio adesso ho perso segnale. Merda. Maximum flight altitude reached. Vediamo. Se dovesse proprio perdere il segnale, lui va in automatico. Va in automatico a casa, sì. Sì. Ok, boh. Niente, questa è la massima distanza che riesco a raggiungere, è questa, con tutti questi palazzi. Però vediamo se magari riesco a tornare un po' indietro, che non prende un po' il segnale. Usa lo zoom, niente. Purtroppo è così, quando sei in città è un po' una merda, non... ci sono troppe interferenze, radio, e i palazzi non aiutano per niente, quindi certo. Purtroppo è così. Tra l'altro ho scoperto sta roba, che puoi aumentare la velocità del return home tenendo schiacciato il throttle in 90, quindi va a 13 metri al secondo al posto che ha una velocità di merda solita, perché il return home è molto lento da solo. Vabbè, a parte che posso stopparlo adesso e prende. Allora, vabbè, direi che abbiamo fatto un bel viaggetto tra 7 minuti. Ci sta. Questo cos'è? Questo è quello che c'è dietro. Quello lì, sì, è quello, dovrebbe essere, credo, il Parlamento della Baviera. Il comunque... Parlamento della Baviera? Sì, la Baviera è uno la Germania è uno stato federale. Quindi... Ah, già, sì, me l'hanno detto, ma non ho ancora capito che cazzo vuol dire. Che ogni stato ha il suo Parlamento. Ma è uno stato, il suo Parlamento, il suo governo. Che bello. Vabbè, scendiamo di quota, facciamo un giretto attorno a sto pisello qua in mezzo e agli UFO a caso. Sì, noi siamo... Yeah. Mm-hmm. Vediamo se si vede. Sono esattamente dietro alla cosa, quindi non so quanto vedi. Però non sei così basso. Sì, adesso sono a 40 metri, neanche 30. Sono esattamente dietro alla cosa lì. Lo vedi? Io lo vedo. Ah sì, vedi. Vediamo un po' cos'è sta roba qua. Anzi, mettiamo in modalità cine, che va un po' più a bassa velocità e evito di schiantarmi. Bello. La modalità cine è più lenta e la modalità sport è più veloce. Esatto, e poi c'è la normale, che è normale. Potrei fare dei trick shot. Dunque, in questo punto ho messo della roba automatica. Qui sto girando intorno alla statua in automatico e quello che vedete ora invece gira attorno alla statua allontanandosi e tenendo sempre al centro il soggetto finché poi non ritorna per i cazzi suoi alla posizione iniziale. Questo invece avevo messo come track in me stesso, quindi se vedete io rimango sempre al centro e si stava allontanando, alzando di... E niente, qua ci sono un paio di fotini carini e basta, ciao! Sto ancora digerendo. Comunque stiamo andando a quanto pare alla zona dei surfisti, che non è questa, visto che sembra tutto tranne che un'onda cavalcabile. Allora, siamo davanti all'Ausder. Non so, c'è l'ID Booker, che non so cosa sia. Ci sono dei cosi fatti male con Unreal Engine 2, che si chiama Sudore, per qualche motivo. Allora, per entrare non posso entrare perché dovrei lasciare tipo lo zaino e col cazzo che lo lascio. Comunque si chiama Haus der Kunst, vuol dire tipo casa dell'arte. E come potete vedere questa è arte, un tizio che indossa un qualunque cosa sia sulla spiaggia. Uno viene a Monaco e non pensa di vedere tavole da surf. E invece, cose che non sapevo esistessero, parte 10 milioni. C'è tipo un gradino lì e quindi il fiume scendendo crea questa onda perenne
e sti poveracci si tuffano nell'acqua ghiacciata e surfano perché non hanno sbatti di andare fino al mare che era troppo lontano, e quindi vengono qua, ma non sono molto bravi, continuano a cadere. Allora, se non sai usare una tavola ti fai male. Sì, sì, infatti, ma appena detto la signora guida che solo i pro possono, non i cicci pasticci a caso, quindi a quanto pare sono capaci questi qua, però per ora l'unico che è stato più su più di un secondo è stato il tizio col codino. No dai, questa sta resistendo, però dai, brava. Ovviamente il tizio mi passa davanti perché mi sembra giusto così. Ok, si è lanciata, questa si è lanciata. Come potete vedere ho fatto questo slow motion del tizio in surf, uno di quelli che non sapeva surfare a quanto pare, però vabbè. No no, viaggio di brutto là. Ecco, questo qua è quello bravo di prima. Questo qua è l'unico decente che c'era per ora. Infatti si vede. È proprio un bullo, guarda che bullo che è. Come potete notare, questo è un altro slow motion e il tizio faceva schifo e ha deciso di commettere sudoku e lanciarsi diretto di faccia. Allora, come confermato dalla guida, c'è scritto che solo i surfer fighi, esperti, possono andare, e soprattutto niente alcol, niente droghe, altrimenti si spaccano tutti, perché sotto c'è tipo l'asfalto, quindi se cadi male ti spacchi tutto. Ora per tutti i giovani dabberò. Allora, adesso stiamo tornando alla macchina, ma io volevo vedere cosa minchia c'era qua sotto. Noi siamo arrivati da là comunque, all'inizio. Ah, niente, un sottopassaggio così a cazzo di cane, inutile. Bello, bello. Allora, siamo qua. Qua dove ho fatto volare il drone. Qua c'è la chiesa gialla. La macchina dove minchia è? Boh. Ah, qua c'erano le tette, quindi la nostra macchina è tipo qua. Ok, qua c'è la mappa dezoomata, noi siamo qui, la macchina è tipo qua, questa zona qua. Qua c'è questo tizio, a quanto pare. Andiamo a trovarlo. E Love is in the air. Boh. Non si può entrare per qualche motivo dentro il cerchio magico qua con la stella dei venti e le banane. E i tizi di prima che mi ha rotto i coglioni mentre andavo in giro col drone stanno ancora filmando. Sono lì da tre quarti d'ora a filmare. Non so cosa, sono fermi lì da filmare da tre quarti d'ora. Allora, siamo praticamente ritornati alla piazzetta Novax. Io mi prenderei volentieri i maroni, sinceramente. Ho visto i prezzi, 3,50, 10 maroni. Che vabbè. Sì, 3,50, 10 maroni, però boh. Gne. Volevo vedere cos'era sto Jack Wolfskin, pensavo ci fosse tipo abbigliamento da cani, invece no. Non mi piace più. Niente, RIP piazza Novax, non si può più entrare. Abbiamo avuto il tempo per guardare la roba, ma ormai non si può più. Colpa del regime dittatorio sanitario. Siamo ritornati alla macchina dopo solo 12.350 passi. Il mio ginocchio sta esplodendo. E passo e chiudo. 17 euro di parcheggio. Che, cioè, ho pagato il coso di maiale, 17,50 euro. Stiamo tornando a casina. E ovviamente deve parlare quando inizio a registrare. Grazie. Sì, no, continua, continua. E niente. Bene, vi saluto. Seguitemi sui vari social. Ciao.